Buongiorno a tutti ragazzi, oggi parleremo di un argomento molto importante, di come poter convertire un perno quick release, sgancio rapido da 135,9 mm a un perno passante da 12 mm. Allora ragazzi, tutti conosciamo il quick release, detto anche QR. Per noi sgancio rapido sarebbe questo, che è niente altro che una barra filettata di ferro che poi noi andiamo a mettere sulle nostre lunette del nostro carro, perché non abbiamo la possibilità di poter mettere un perno passante che si avvita direttamente sul carro e da 12 mm. Chi ha questo perno sa che probabilmente ha avuto la sua bicicletta con un cerchio nato per quick release. A quel cerchio non potevamo fargli nulla perché era nativo quick release, ossia perno a sgancio rapido. Ma spesso si cambiano i cerchi, pertanto molti di noi sono andati a me a comprare Mavic, DT Swish, Fulcron. Che cosa hanno dovuto fare? Questi cerchi posteriori sono ovviamente nativi a 12 mm. Per poter mettere questa ruota sul nostro carro, ci siamo inventati degli adattatori. Ok? Che cosa succede purtroppo? Che però ovviamente questo tipo di perno, oltre a non essere molto sicuro, perché si sa che quando si prendono delle forti botte il sollecito va praticamente tutto su questa barra filettata e tutto sul carro. Andiamo a vedere. Come dicevo, andiamo a vedere sul nostro carro, abbiamo le mezze lunette che poi mettendoci questo andiamo a bloccare. Ok? Perfetto. Qui invece troviamo un cerchio che ha l'entrata del classico perno passante da 12 mm, che sicuramente ha più sicurezza, più stabilità, fa frenare meglio il nostro mezzo. Però come andiamo a vedere qua, il nostro perno a sgancio rapido, ovviamente la nostra barretta all'interno del nostro mozzo ci balla, ok? Pertanto noi ci mettevamo i riduttori. Tutti noi ci mettiamo i riduttori per poter far entrare questo e poi andarlo ad agganciare. Qual è il problema? Il problema è che questo perno è sempre adattato. Ok? Allora mi sono messo alla ricerca di un perno passante da 12 di qualità, ce ne sono tanti, ma la maggior parte di questi perni entrano nel mozzo della nostra ruota da 12, però poi per poterli bloccare dobbiamo andare a mettere il nostro perno quick release dentro questi perni da 12 e poi chiuderlo sempre con lo stesso sistema. Avrebbe dato sì un po' più di solidità, ma il peso andava sempre a gravare sulla parte finale. Dopo molte valutazioni ho trovato questo perno. Questo perno è tutto super alluminio, è un perno della Reverse. E cosa ha fatto questa ditta? Si è inventata praticamente di fare una barra da 12 in super alluminio e poi alla fine della barra lasciare due piccoli spazietti da 10, che poi in realtà viene chiamato 9 mm. Ma in realtà l'entrata è 10, perciò c'è ancora più gioco. Questo perno passante ovviamente cambierà tutto
totalmente lo stile di guida di tutte quelle biciclette, tutte quelle bike che dietro hanno un cerchio di qualità con i riduttori per farlo diventare quick release. Andiamo a vedere. Come possiamo ben vedere, il perno entra dentro al nostro morso e il gioco non c'è. Ci va perfettamente, perciò già quando noi andiamo a fare percorsi sconnessi, il tutto si aiuterà, il carro sorreggerà, il mozzo sorreggerà, il perno d'acciaio sorreggerà il tutto, a differenza dello sgancio rapido che ha tutta la sua sollecitazione sui due riduttori. Come vi ho fatto vedere prima, è ovvio che se io vado a mettere il mio perno qui, non mi entra nella mia lunetta, vedete? Non mi entra. Ma questa ditta si è inventata questa genialata, perché io così la chiamo, che poi va a mettersi nella parte da 10, si va a mettere dentro. Ok? Vedete? Guardate. Così non entro. Ci va praticamente in un modo perfetto. Per farvi vedere meglio la differenza, si nota la barra filettata del Quick Release classico. E la differenza tra il perno passante in superacciaio. Ok? Pertanto, questo perno passante andrà automaticamente a sostituire senza nessuna riduzione, senza nessuna adattatore, andrà a sostituire il nostro Quick Release 135x9. E diventerà 135 per 12. Ok? Consiglio immediatamente questo upgrade perché, ragazzi, cambia totalmente tutto. Allora, credo di essere stato abbastanza chiaro nella spiegazione. Se avete qualche dubbio me lo potete scrivere nei commenti che cercherò di rispondere come sempre. Mi raccomando, condividete questo video agli amici che hanno intenzione di fare una conversione o condividetelo nei gruppi perché perlomeno anche chi non sa magari, no, che si impiccia il cervello, Dio che Dio non ammette, trova facilmente la soluzione. Vi lascio il link in descrizione di Amazon. Qui sul canale e in più nel mio sito troverete oltre il link di Amazon anche altri link. Ok, se su Amazon termina, perché ce l'hanno, non ce l'hanno tutti, ce l'hanno in pochi. Ovviamente, qua ci metti più di tanti link e non me li fa mettere, non so perché. E ovviamente, cambia lo stile di guida. Non c'è proprio stile di guida, stile di cambiata, quali sono i pregi? Parliamo un po' delle differenze. Per quanto riguarda il livello meccanico, il pacco pignoni, il cambio ne acquisisce instabilità e fluidità di cambiata. Invece per quanto riguarda la guida, sentire subito una miglior frenata, perché la ruota non ha il gioco. Una miglior frenata nelle curve. Non so se vi è mai capitato di percepire che quando curvate col quick release la ruota tende a muoversi, no? A perdere un po' di stabilità. Con questo perno passante non sentirete più questa cosa. Sono tante le motivazioni, sia per la meccanica, sia per la guida, ma anche per la sicurezza, perché i solleciti sul quick release vanno a spaccarlo e tante volte saltano le ruote, perciò vi suggerisco assolutamente di fare l'upgrade immediatamente.
Il perno costa intorno alle 40 euro, però poi non lo cambiate più, ok? E vi invito pure sul gruppo Facebook Pedala Come Magna, che siamo un gruppo d'amici e ci confrontiamo e ci aiutiamo su tante cose che riguardano la meccanica e non solo, ovviamente. Per entrare dovete sempre iscrivervi a rispondere a diverse domande. Ricordo a tutti che ho un sito dove trovate tutte le cose che io utilizzo, www.pedalacomemagna.com. Vi saluto, spero che il video vi è piaciuto, ha comportato molte, molte, molte ore di ricerca questa cosa. Lasciatemi un like che mi fa piacere che avete capito l'importante lavoro che ho fatto. Stavolta ve lo chiedo il like, che mi piace. Oggi non lo chiedo mai, oggi ve lo chiedo. Vi aspetto sul canale. Ciao a tutti, ciao belli!